4-0 qui al Palalobello tra le formiche, uscite vittoriose dalle mura amiche del Palazzetto dello Sport di Siracusa contro il CUS Potenza, grazie ad una partita orchestrata dalla saggezza tattica di mister Angelo Randazzo, che fin dall'inizio ha puntato sulla freschezza atletica delle proprie giocatrici in numero e per qualità superiori alle avversarie. Intanto ciao Michele, grazie per i complimenti. Per quanto riguarda la prestazione non sono tanto contento, se ti devo dire la verità, perché secondo me abbiamo giocato molto sottotono. Ci prendiamo per buono il risultato, altri 3 punti che mettiamo in cassaforte, diciamo che ci siamo quasi per la salvezza, per cui prendiamo per buono solo i 3 punti e basta. Si raccoglie dalle parole di Angelo Randazzo quella rabbia del allenatore che vuole sempre il massimo dalle proprie giocatrici e che evidentemente da una partita contro un avversario molto al di sotto per posizione di classifica pretendeva molta più sostanza, qualità e presenza in campo. E tuttavia in queste note bisogna anche cogliere quegli aspetti positivi che hanno caratterizzato il comportamento di alcune giocatrici, in particolare una doppietta che ha proprio aperto questa partita, quella di Martina Steno. Grazie per i complimenti. Sì, è stata una partita pesante per il caldo, che è stato un po' inaspettato. Siamo state sottotono, è vero. Nel secondo tempo abbiamo provato ad entrare un po' con più grinta, con più determinazione. Sono usciti fuori dei gol, penso uno più bello dell'altro, con l'ultimo con una ripartenza a 10 secondi dalla fine, quindi... Brava Martina, ma spesso nella regia in campo c'è la mano e i piedi del capitano, in questo caso Simona Guardo, che sicuramente non ha avuto non poche difficoltà, ecco, nel gestire un match che a lungo e per tanto tempo era rimasto sullo 0-0 a reti inviolate grazie ad una difesa arcigna orchestrata dalle avversarie. Sì, io concordo con il mister che oggi secondo me non abbiamo giocato al meglio, non siamo state capaci di chiudere all'inizio già la partita, anche perché con le potenzialità che abbiamo comunque potevamo fare e dare di più ovviamente, però questo ci farà crescere sicuramente anche da questo. Ecco Angelo, i prossimi appuntamenti, la preparazione in settimana? Niente, ora riprendiamo, ci facciamo 2 giorni di festa, abbiamo di riposo e poi da martedì cominciamo a preparare la settimana degli allenamenti in vista della trasferta di Reggio Calabria, che è una trasferta abbastanza insidiosa, per cui cercheremo di prepararla nel miglior modo possibile per andarcela a giocare a tutto campo. Capitano, abbiamo visto in campo giocatrici che spesso non hanno altrettanta opportunità di avere sulle gambe minuti di gioco, la Pitino, ma anche la Tiziana Blandini, abbiamo visto Sabrina Greco, ecco, da parte tua che in qualche modo coordini il gruppo in campo, come hai visto queste compagne? Devo dire che le ho viste sinceramente, cioè sono state bene, si sono comportate bene in campo, anche perché ovviamente queste sono le occasioni per dare più spazio a loro, però secondo me hanno giocato bene. Martina, noi da questa parte della tribuna abbiamo avuto l'opportunità più volte di fare i complimenti ad una giocatrice tra le avversarie che secondo noi ha tenuto tutta la squadra per tutta la partita, veramente con polmoni che ci hanno ricordato molto i tuoi, che sappiamo che hai grande resistenza fisica, che sono quelli di Laura Gresia, una giocatrice veramente di alto livello che credo vi abbia messo più volte in difficoltà. Sì, devo dire che lei è stata ed era la punta di diamante di questa squadra. Parecchie volte mi ha messo in difficoltà, però dopo che sono riuscito a prendere le misure nel primo tempo, nel secondo tempo sono riuscito un po' a chiuderla meglio. Però devo dire che ho affrontato un avversario che è degno rivale sulla resistenza, cose giuste. L'appuntamento che le vede protagoniste è ovviamente quello che guarda alla regina, un appuntamento difficile, importante, una squadra di grande blasone, capacità tecniche e atletiche non indifferenti. In bocca al lupo alle formiche.
Zarinov TV.